Un nuovo giorno e un nuovo incontro per il Rieti Sport Festival 2019. Alle mie spalle c'è Palazzo Dosi, all'interno del quale si sta svolgendo una conferenza stampa con i campioni di sci Christian Gadina e Giorgio Rocca, ma tra poco li incontreremo anche noi per toglierci alcune curiosità. Mi fa strano vederti in questa tenuta, di solito insomma siamo abituati ad altro. Sei in una città di montagna e sei mai stato sul Terminillo? Credo di essere stato, lo dicevo ai tuoi colleghi prima, forse quasi 30 anni fa, quindi in realtà ho dei ricordi, poi comunque quando si parla di sport c'è cordialità nelle città e c'è questa possibilità anche per gente che vive di neve in una stagione dove la neve non c'è, di poter comunicare i nostri sport invernali, è figo. Quindi grande atleta, grande campione, ma oggi anche allenatore. Secondo te quali sono i benefici che può portare uno sport come lo sci? Ma come in tutti gli sport, chiaramente amo poter vedere tanti piccoli che imparano a fare il mio sport, perché comunque è uno sport all'aria aperta, è uno sport che comunque è un po' da spericolati, è pericoloso ma ti dà tante emozioni, quindi in realtà spero sempre di poter incontrare ragazzini che mi dicano sì, ho imparato a sciare, i miei genitori mi hanno portato a sciare e questo è quello che cerco di fare, quello che cerco di trasmettere, e non finirò mai di dirlo, è che non è importante vincere e non è importante solo partecipare, però è importante praticare, quindi avere tanti praticanti è un po' per tutto l'indotto poi turistico e del mercato della neve è fondamentale, perché è uno sport che ti fa stare con gli amici, anche se il livello magari non è paritario, ci si può divertire insieme, quindi in realtà sono pro, pratichiamo il più possibile, poi i campioni arriveranno. Quindi se un giorno i tuoi figli volessero intraprendere la tua carriera, che cosa consiglieresti loro? Consiglierei di farlo sempre, perché la passione è la cosa più importante, diventare i più bravi al mondo è bello, ma ci riescono in pochissimi, quindi in realtà è molto difficile riuscire a diventare campioni. Devo dire che la passione poi ti porta sempre ad avere degli obiettivi importanti, però non lo si fa né per soldi né per fama, bisogna farlo per passione. Quindi passione e sacrificio soprattutto. Ma i sacrifici, se c'è tanta passione, non pesano. Benissimo, noi ti ringraziamo, se vuoi fare un saluto ai nostri amici di Frontiera. Ciao amici di Frontiera, seguiteci spesso perché facciamo le trasmissioni più fighe. We'll be right back.